La valutazione sulla scelta di Barilla è positiva. Noi da mesi chiedevamo un intervento sui listini, proprio perché non comprendiamo le ragioni affinché questo non si poteva fare. Barilla ha dimostrato che si può fare e quindi auspichiamo che questo avvenga anche per il resto dell'industria di marca. Sicuramente, diciamo, questa deve essere una buona notizia, no? Se un player importante come Barilla decide di abbassare i listini, è un esempio importante poi per tutti i grandi marchi. È ovviamente Barilla che ha a che fare con la distribuzione, ma ha fatto anche i conti, nel senso che non andrà a danneggiare i conti economici della distribuzione, quindi permetterà la distribuzione di dare un segnale importante e immagino abbia pensato anche a come salvaguardare una marginalità. È chiaro che determinate azioni di aziende leader importanti all'interno di segmenti merceologici non possono essere ignorate. Queste azioni avranno sicuramente delle conseguenze, spero positive per i clienti, per noi tutti, e quindi inevitabilmente anche noi dovremo dire la nostra in modo tale che quel rapporto di convenienza che resta sempre uno dei valori fondamentali della nostra marca, le aziende leader giustamente secondo me stanno facendo il loro mestiere, noi non abbiamo paura e ci confronteremo come al solito. I fornitori di marca per Conad sono importantissimi e spesso hanno Conad come primo cliente. Quindi noi diamo importanza alle marche, ma è importantissima anche la convivenza con la nostra marca commerciale. E ritengo che ciascuna abbia due ruoli differenti e se ciascuno riesce a interpretare al meglio i propri ruoli, queste due aree non si pestano nemmeno i calli. Fa emergere due aspetti. Primo, le criticità che in qualche modo le cosiddette marche industriali, no, o le grandi marche, come qualcuno, no, dice, io grandi marche direi le mie marche, sono grandi. No? Della criticità che hanno, perché hanno probabilmente degli stock o comunque sono per abbassarlo così. Io ricordo che questo grande marchio già una ventina anni fa, forse di più, aveva fatto il big event abbassando la soglia sotto le 1000 lire, no? Quindi diciamo che è abituata a questo. Da una parte c'è questa forte criticità delle marche dove i clienti non sono più disposti o meno disposti ad investire, a spendere più di quello che realmente la marca è in grado di rilasciare, no? Il tema inflattivo quest'anno ha sicuramente condizionato un po' tutto il mercato. Quello che credo sarà ancora più complesso nel 2024 è portarlo a un'inflazione zero, addirittura a una deflazione. Qualcuno, leader nelle categorie, ovviamente farà una compressione, assisteremo con ogni probabilità a una stabilità di quelli che sono gli accordi commerciali e a un intervento forzato su quelle che saranno le attività locali e non nazionali, proprio per fare quelli che io definisco interventi chirurgici a livello di promozioni e opportunità.